Buon pomeriggio a tutti e benvenuti nel laboratorio più caldo di Roma 3, il laboratorio di vulcanologia sperimentale. Ci troviamo nel Dipartimento di Scienze, in particolare nella sezione di geologia. Io sono Alessandro Vona, ricercatore, insegno introduzione alla vulcanologia. Quello che faremo oggi è un piccolo esperimento per vedere la capacità di fluire di una colata lavica. E in particolare utilizzeremo uno dei nostri forni, che è qui già in moto, come potete sentire dal rumore, a 1400 gradi, e contiene all'interno un campione, che è un campione di lava che abbiamo rifuso e portato ad alta temperatura allo stato magmatico. Quindi quello che faremo sarà valutare la velocità del flusso lavico facendo scorrere questa lava su un piano inclinato che dovrebbe rappresentare il fianco del nostro vulcano, che potete vedere lì. Prima di far questo abbiamo bisogno di caricare il campione, quindi di fonderlo, e in questo ci aiuta Fabrizio Di Fiore, dottorando qui a Scienze Geologiche, che appunto può caricare il campione, lo estrae dal forno. Il campione è attualmente presente all'interno di un bicchiere di platino per evitare delle reazioni con il campione stesso e di resistere ad alta temperatura. Caricato con un campione di roccia che poi andremo a vedere più tardi, e lo riporta all'interno del forno. Ora, mentre ci vuole qualche minuto affinché il campione si fonde, quindi nel frattempo io vi manderei un filmato per vedere che cosa è un vulcano. Nel nostro immaginario il vulcano lo rappresentiamo sempre con una forma conica. In realtà questo è solamente un tipo di vulcano che prende il nome di stratovulcano. Si tratta ovvero di un apparato generato dal susseguirsi di eruzioni effusive ed esplosive di materiale incandescente come lava, cenere e lapilli. Esiste poi un'altra categoria di vulcani formati a seguito di ripetute eruzioni principalmente effusive, quella dei vulcani a scudo, che ad esempio caratterizzano le grandi isole oceaniche come le Hawaii e che spesso ospitano laghi di lava all'interno del cratere, come quello dell'Erta Ale in Etiopia. Una terza grande categoria di vulcani è rappresentata dalle caldere. In questo caso l'edificio originario non si riconosce più e quello che vediamo è uno sprofondamento che si è formato a seguito di grandissime eruzioni. Oltre a queste tre grandi categorie, esistono poi anche forme vulcaniche che si definiscono monogeniche, ovvero che danno luogo ad una sola eruzione e successivamente l'attività si sposta da un'altra parte. Queste sono di gran lunga le forme vulcaniche più comuni e prendono il nome di coni piroclastici. Questi apparati possono formare sia degli estesi campi vulcanici, spesso riempiendo il fondo delle caldere, come ad esempio ai Campi Flegrei, il vasto vulcano che si trova a nord di Napoli e comprende la città di Pozzuoli. Altrettanto frequentemente costellano i fianchi di grandi vulcani e rappresentano il risultato di eruzioni laterali, come per esempio all'Etna, sui cui fianchi ce ne sono circa 300. Ma a proposito di numeri, quanti vulcani ci sono al mondo? Ovviamente una risposta esatta non esiste. Parlando solamente di vulcani subaerei, non sottomarini, sono quasi 600 i vulcani con un'eruzione documentata in epoca storica, e di questi ogni giorno sono in attività circa una ventina di vulcani, per un totale di circa 70 eruzioni in media all'anno. Questa mappa, che mostra quelli attivi in questo esatto momento, ci porta ad un'altra domanda, e cioè: dove si trovano i vulcani? Per rispondere possiamo aiutarci con la localizzazione di tutte le eruzioni registrate dal 1960 ad oggi. Come si può vedere, la gran parte dei vulcani si dispone lungo delle lunghissime catene che si estendono per tutto il globo, dalla Nuova Zelanda, Indonesia, Filippine, Giappone, Russia, Alaska, costa occidentale dell'America settentrionale, centrale e meridionale, formando quella che viene definita la cintura di fuoco. Altri luoghi in cui si concentrano i vulcani sono sicuramente il Mediterraneo, con i vulcani italiani e greci, l'Africa orientale e l'Islanda. Oltre a queste grandi catene, altri vulcani appaiono più o meno isolati, come le Hawaii nel Pacifico. Proviamo ora a sovrapporre anche la localizzazione dei terremoti. Potete osservare che la distribuzione dei terremoti in molti casi si sovrappone a quella dei vulcani, indicando che esiste spesso una correlazione a grande scala tra i due fenomeni.
Come forse sapete, infatti, il processo vulcanico è strettamente legato alla dinamica delle placche tettoniche ed in particolare, in caso di convergenza tra le placche, la crosta oceanica più fredda e densa si immerge al di sotto della crosta continentale o crosta oceanica più giovane. Si creano così le condizioni per la fusione del mantello e questo alimenta un intenso vulcanismo di tipo prevalentemente esplosivo che dà origine agli archi magmatici. Contemporaneamente gli attriti con le rocce circostanti provocano sforzi che si traducono in violenti terremoti anche molto profondi. Il magmatismo è anche presente nei margini di placca divergenti, come nelle dorsali oceaniche e nelle zone di divergenza continentali come la Rift Valley dell'Africa orientale. Esistono poi grandi centri di emissione sia all'interno dei continenti sia in piena area oceanica, come le Hawaii, che costituiscono quello che viene definito vulcanismo intraplacca. Ora che abbiamo visto dove si trovano, andiamo a vedere quali sono le modalità con cui eruttano. Le eruzioni variano dalla semplice fuoriuscita di magma dai crateri, con le effusioni di colate laviche e quindi eruzioni poco energetiche, ad esplosioni violente in cui le miscele di frammenti di magma e gas possono raggiungere velocità supersoniche. Per arrivare infine ad eruzioni di taglia ancora maggiore in cui le colonne di gas e frammenti di magma possono superare anche la stratosfera. Queste ultime sono le cosiddette eruzioni pliniane da Plinio che per primo le descrisse durante l'eruzione di Pompei al Vesuvio. Per quale motivo abbiamo questa grande varietà? La risposta va cercata nelle proprietà fisico-chimiche del magma coinvolto nell'eruzione ed in particolare in tre aspetti. La composizione chimica del magma, incluso il contenuto in volatili, ovvero quelle molecole in grado di dissolvere in gas e generare le esplosioni, la densità, ovvero la forza di galleggiamento del magma che ne determina la capacità di risalire nella crosta, e la viscosità, di cui parleremo nel dettaglio oggi, che rappresenta la facilità con cui il magma riesce a fluire. Questi sono proprio i parametri che misuriamo qui in questo laboratorio. Lo studio di questi parametri infatti è importantissimo per costruire delle simulazioni numeriche, come ad esempio questa sviluppata dai colleghi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia per ricostruire lo scenario di una possibile eruzione del Vesuvio. Queste simulazioni, a loro volta, sono fondamentali per studiare e vincolare il rischio vulcanico di una regione per scopi di protezione civile e per lo sviluppo, ad esempio, di carte di rischio per la definizione delle cosiddette zone rosse da evacuare in caso di riattivazione di un vulcano. Ma veniamo all'esperimento di oggi. Ci concentreremo, come detto, sulla viscosità, la capacità del magma di fluire, e questo parametro, la viscosità, nei magmi cambia moltissimo. Prendiamo due esempi di eruzioni effusive. Per alte viscosità, la lava ha una scarsissima capacità di fluire, come potete vedere in questo video nel caso di un'eruzione del vulcano St. Helens. Questo comportamento è tipico di magmi di composizione molto ricca in silice SiO2 ed è caratteristico di vulcani che sono soggetti a eruzioni fortemente esplosive. Per magmi poveri in silice, invece, si osserva una maggiore capacità di fluire, legata ad una viscosità più bassa. È proprio questa bassa viscosità che conferisce al magma eruttato l'aspetto classico delle colate di lava. Questo è il caso tipico dei magmi basaltici, poveri in silice, come quelli delle Hawaii di questo video. In realtà, la viscosità di un magma non dipende solamente dalla composizione chimica, ma dipende da diversi fattori, tra cui, per esempio, molto importante è l'effetto della temperatura. Nell'esperimento di oggi, però, tralasciamo gli altri e concentriamoci solamente sull'effetto della composizione chimica. Abbiamo scelto come materiali di partenza le rocce provenienti da due vulcani attivi italiani. Il primo è l'Etna, il vulcano più grande dell'Europa continentale, da cui abbiamo campionato una colata lavica messa in posto nel 1992. Il secondo campione invece lo abbiamo prelevato dalla caldera dei Campi Flegrei ed in particolare sono i prodotti relativi all'eruzione pliniana di Agnano Montespina avvenuta circa 4.000 anni fa. Come potete vedere dal diagramma classificativo dei magmi, i magmi eruttati dall'Etna ricadono nel campo dei basalti, ovvero magmi molto poveri in silice, minore del 50% in peso, mentre i magmi eruttati dai Campi Flegrei ricadono nel campo delle cosiddette trachiti,
con contenuto in silice maggiore del 65%. Quindi questi campioni rappresentano il caso ideale per sviluppare il nostro esperimento sull'effetto della composizione chimica sulla viscosità della lava. Siamo ora pronti quindi a tornare con i nostri campioni al Dipartimento di Scienze, nel nostro laboratorio, per effettuare l'esperimento. Eccoci, siamo tornati. Nel frattempo, durante il video, abbiamo inserito all'interno del forno anche il campione dei campi Flegrei. E quindi in questo momento il forno contiene due crogioli. Adesso per l'esperimento noi li estrarremo, prima i campi Flegrei e poi quello dell'Etna, e li faremo colare sopra questo piano inclinato per valutare la velocità di questi flussi lavici in funzione della viscosità dei magmi stessi. Quindi a questo punto Fabrizio, puoi aprire il forno e iniziare il primo esperimento sui campi Flegrei. Come potete vedere, la viscosità del magma dei campi Flegrei è talmente elevata che praticamente nemmeno riesce a uscire dal bicchiere, nonostante si trova a temperature di 1400 gradi, che sono temperature altissime anche per un fuso magmatico. Quindi puoi anche raffreddare, se vuoi, questo campione, e speriamo di avere più successo con la composizione dell'Etna, la composizione basaltica dell'Etna. Quindi adesso aspettiamo che si raffredda un secondo, ma io credo che tu possa già andare con l'Etna. Vedete che in questo caso abbiamo una vera e propria colata lavica. Il magma riesce a fluire molto facilmente, nel frattempo si sta già vetrificando. E io taglio la parte già vetrificata e possiamo aspettare. Quello che abbiamo appena visto è proprio l'effetto della composizione del magma sulla possibilità che il magma possa fluire, e in questo caso quindi abbiamo visto proprio come un magma basaltico possa fluire facilmente, e questo può alimentare molto più facilmente eruzioni di tipo effusivo. Al contrario, il magma dei campi Flegrei, che abbiamo visto praticamente non scorrere, opporre una grandissima resistenza al flusso, può dar luogo a eruzioni di carattere fortemente esplosivo. Quello che abbiamo visto è un processo di vetrificazione in cui il magma si è freddato talmente velocemente che non ha avuto modo di organizzarsi e cristallizzare. Infatti, una delle caratteristiche fondamentali delle lave è la presenza di cristalli al loro interno, così come la presenza di vuoti dovuti alla presenza di gas che è stato assorbito dal magma. E un caso naturale simile a quello che abbiamo visto è quello dell'ossidiana. Quello che ho tra le mani è un campione di ossidiana proveniente da Lipari, dall'isola vulcanica di Lipari, e in questo caso il magma, che ha una composizione simile a quello che abbiamo visto per Agnano Montespina, scusatemi, per i campi Flegrei, l'eruzione di Agnano Montespina, che è quella che abbiamo appunto analizzato, e non ha avuto modo di cristallizzare perché è raffreddato molto velocemente. Al contrario, quando abbiamo dei raffreddamenti più lenti e il magma è meno viscoso, come ad esempio quello dell'Etna, abbiamo la possibilità di cristallizzare, come per esempio la formazione di questi grandi cristalli in questa lava dell'Etna, o per esempio cristalli di leucite in questa lava del Vesuvio. Ovviamente quello che vi ho fatto vedere oggi è una piccola parte dell'attività che facciamo qui nel laboratorio di vulcanologia sperimentale, e non solamente. Come vulcanologi, una parte estremamente importante è quella dell'attività di terreno. Ad esempio, in questo filmato potete vedere il video che abbiamo girato
sui crateri sommitali dell'Etna per campionare i prodotti che poi abbiamo usato per questo esperimento. Questi infine siamo noi, siamo un gruppo di 2 docenti e 5 tra assegnisti e dottorandi, e il mio invito è quello di seguirci se volete sui nostri canali Instagram e Twitter. Infine, ovviamente, quello che vi ho fatto vedere è di nuovo una piccola parte di quello che un geologo fa a Roma 3 come ricerca, che è la ricerca che facciamo qui a Roma 3, che per esempio include lo studio della transizione energetica e dei geomateriali, la geodinamica e la vulcanologia. Abbiamo visto la vulcanologia, ma per esempio anche la tettonica e lo studio dei terremoti, e tutto quello che ha a che fare con il territorio e i rischi naturali ed antropici, come per esempio i cambiamenti climatici, la paleontologia, la geofisica e la geomorfologia e quant'altro. Quindi con questo io vi ringrazio per l'attenzione, sono a disposizione per eventuali domande e per qualsiasi cosa potete anche visitare il nostro sito scienzeroma3.it e io scelgo geologia.it. Ciao a tutti!